Si parla da qualche parte di un tuo ritorno alle competizioni, quanto c'è di vero? C'è Francesca che mi sta facendo una pressione, insomma lei è carichissima da quando c'ha la bambina, insomma vuole assolutamente tornare e sta cercando di convincermi. Io ero un po', cioè ero decisa di smettere dopo, adesso devo dire che un po' di voglia di muovermi così mi sta venendo, però insomma la vedo dura con una bambina ritornare agli allenamenti di prima, però lei dice che è possibile, vediamo. Ha più di 15 anni di carriera con 5 Olimpiadi, ecco, più complicato il ritmo degli allenamenti e delle gare o gestire una figlia piccola Maya di pochi mesi? Devo dire che la grande differenza è che con Maya non hai mai uno scarico o un riposo, quindi lavori H24, ci stai dietro e sempre, perché lei dipende completamente da te. Quindi quando avevo le gare magari facevo un periodo intenso e poi sapevo che potevo tirare il fiato, qua no, quindi è faticoso ma è bello. Un'ultima cosa, ti voglio chiedere, il libro è in uscita, com'è nata questa iniziativa editoriale che tu hai scritto con Stefano Vegliani? Volevo semplicemente riscrivere un libro perché l'ultimo l'avevo scritto prima di Londra, mi sembra, quindi non c'era tutto il capitolo, non erano, diciamo, stati raccontati gli anni più belli miei e qua ci sono. È un libro molto diverso dall'ultimo che avevo scritto, perché quell'altro era proprio un racconto, mentre questo sono capitoli brevi e non ha un inizio e una fine, quindi è molto leggero, si può sfogliare con qualche foto, un po' diverso.